morto in un ospedale di Bangkok, colpito da quella che tutti chiamano polmonite atipica. Carlo Urbani aveva 47 anni. Un uomo coraggioso che ha dedicato la vita al prossimo. I want us today to remember Dr. Carlo Urbani. We pay special tribute. Il dottor Carlo Urbani è un eroe dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo è anche per la Repubblica Italiana. Ecco qua, il dottor Urbani, che vogliamo fare? È lui il capo. 29 marzo 2003. Muore Carlo Urbani, il medico che per primo ha identificato la forma letale della SARS, il virus che in 20 giorni uccide anche lui. Nato nel 1956, medico infettivologo, nel 1996 entra a far parte dell'organizzazione Médecins Sans Frontières. Presidente della sezione italiana, nel 1999 è fra i membri che ritirano il Nobel per la pace. Negli ultimi 3 anni di vita risiede in Asia, incaricato di svolgere uno studio sul trattamento delle malattie infettive dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vicino ad Ancona, a Castelplanio, si svolgono con il ministro della Sanità Sicchia i funerali di Carlo Urbani, il coraggioso medico italiano che ha dato la sua vita per cercare di fronteggiare la malattia in Vietnam e in Thailandia. La linea a Laura Beccherelli. Buonasera Michele, io aprirei con queste parole di Carlo Urbani. Lui dice: ho fatto dei miei sogni la mia vita e il mio lavoro. Anni di sacrifici mi permettono oggi di vivere vicino ai problemi. E il sogno di distribuire accesso alla salute ai più poveri e ai più sfavoriti delle popolazioni è diventato per me il mio lavoro, la mia realtà. Questo era Carlo Urbani, e mentre il paese gli sta dando l'ultimo saluto, perché in quella chiesa lo stanno salutando, si sta svolgendo la messa che è al termine, noi vi vogliamo ricordare questo generoso medico, questo, io non ho paura di dire la parola eroe, che ha diagnosticato per primo la malattia che lo ha ucciso cercando proprio il vaccino. Il vaccino per fronteggiarla, come tu hai detto. E allora, intanto sentiamo questo breve ricordo. Parla il suo parroco, quello che sta celebrando insieme al vescovo la messa, e parla questo suo amico di quando erano giovani medici che andavano in giro con lo zaino pieno di medicinali per l'Africa centrale. Sentiamo. Era un uomo di pace, e la pace è quella della giustizia, quella della solidarietà con chi non ha neppure la medicina per curarsi. Eravamo lungo il Niger con una canoa, lungo il Niger tutti i villaggi si trovano lungo il Niger, ad ogni villaggio dove arrivavamo tutti ci venivano incontro, chiaramente tutta la popolazione. E un giorno in un posto nessuno si avvicinava, nessuno si accostava, ci guardavano dalle loro capanne però non venivano verso noi. Un bambino si avvicinò che parlava francese e ci disse che avevano tutti il tracoma, una malattia infettiva degli occhi, quindi non dovevamo scendere appunto per non essere infettati da questa malattia. E lì ha preso la delusione a tutti, soprattutto a Carlo, perché noi eravamo coscienti, essendo medici, che quella malattia si poteva prevenire con un collirio col Biocin che costa qualche migliaio di lire. Queste erano le molle che hanno smosso la voglia di questa sua professione in questi paesi. Lo ricordo uno che amava la vita, tra l'altro andava in deltaplano, ci guardava da sopra e quando poteva, ecco, cercava di vivere tante esperienze belle anche con i figli. E lo ricordo come uno che per amare la vita diceva anche che bisognava rischiarla, e l'ha rischiata così, ecco.